Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del TG6 che apriamo parlando della visita di questa mattina a Pescara del Ministro per gli Affari Regionali e delle Autonomie Locali Enrico Costa nell'ambito del Saral Food. Il Ministro ha incontrato anche i balneatori abruzzesi partecipando ad una tavola rotonda. Vediamo il servizio. Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Enrico Costa ha chiuso oggi la tre giorni del Sarafood, importante evento fieristico del settore alimentare che da quest'anno si tiene nella nuova location del Pescara Fiere. Il Ministro ha preso parte ad una tavola rotonda organizzata da confesercenti del Sindacato Italiano Balneatori sul riordino delle concessioni dei demaniali e per parlare di futuro del turismo balneare. Presente anche il Governatore Luciano D'Alfonso che ha ribadito l'importanza di difendere questa categoria e che questa è un'attività con valore territoriale. Noi abbiamo nel decreto enti locali eh, approvato un che mette in sicurezza fino alla disciplina organica della materia le concessioni che erano state prorogate. È fondamentale adesso che ci sia un cambio di passo, un cambio di passo che però tenga in considerazione gli sforzi, i sacrifici, gli investimenti che sono stati posti in essere dalle imprese che sono soprattutto piccole imprese, molto spesso imprese familiari e sarà poi necessario approntare i decreti legislativi e solo attraverso un'approvazione rapida del Parlamento noi saremo in tempo a mettere in piedi decreti legislativi. Su questi ci sarà un coinvolgimento di tutti i soggetti in campo, dagli enti locali alle associazioni eh, di balneari con i quali abbiamo avuto comunque un eh, continuo confronto. Eh, io penso che però tutti quanti eh, debbano leggere il provvedimento della Corte di Giustizia e se la Corte di Giustizia ci ha detto che una proroga al 2020 ed eravamo nel 2016 non è legittima per loro, mi chiedo come potrebbe essere legittima una proroga di 30 anni. Noi dobbiamo concepire il doppio binario, un binario che va a competizione per i nuovi e un binario che tenga conto di questa straordinaria esperienza che viene dal passato. Io non riesco a immaginare le nostre spiagge senza questa formidabile attività che coincide con gli stabilimenti balneari. Io farò l'impossibile attraverso la legislazione regionale affinché quella nazionale e l'ordinamento europeo si accorgano dello specifico italiano e dello specifico dell'Adriatico. L'esponente del Partito Democratico Michele Emiliano, nell'ambito del suo tour nazionale per proporre la candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico, questa mattina è stato a Pescara per spiegare le ragioni del suo ingresso in campo. Ha toccato oggi l'Abruzzo il tour dell'esponente del Partito Democratico e attuale Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Uno degli sfidanti del Segretario uscente Matteo Renzi ha illustrato idee e programmi per un PD che torni ad essere vicino alla gente. Al suo fianco questa mattina a Pescara fra gli altri il parlamentare abruzzese Antonio Castricone, il sindaco di Francavilla al mare Antonio Luciani ed il consigliere comunale di Chieti Luigi Febo. Voglio riportare nel Partito Democratico i tanti elettori e militanti che abbiamo allontanato, quindi la mia mozione è un richiamo a tutti quelli che... Sono andati a votare altri partiti, soprattutto il Movimento 5 Stelle, ma che hanno anche smesso di andare a votare. Sono tantissimi, sono di più di quelli che sono rimasti e quindi la mia mozione serve soprattutto a questo. Poi a riportare il tema del lavoro, della scuola, di quelli che senza il lavoro e senza la scuola non vanno da nessuna parte, sono gli ultimi, sono quelli che non contano nulla, che dovrebbero essere l'oggetto principale della sinistra, li voglio riportare al centro della nostra analisi politica e li vogliamo difendere. Vogliamo essere le persone che gli aiutano a vivere meglio. E poi l'ambiente, vorrei che la mia esperienza di amministratore che tutela l'ambiente sia l'esperienza di tutta l'Italia, l'Italia è il posto della bellezza che va tutelato anche attraverso eh, un, politiche ambientali che siano le più moderne possibili. E poi sono qui in Abruzzo in modo particolare perché questa è una terra alla quale io ho sempre dato tantissima attenzione negli anni, non solo adesso che sono candidato, e quindi ho, ho tanti, in tanti momenti di difficoltà del PD dell'Abruzzo sono venuto qui quando Pescara era governata dalla destra, quando la Regione era governata dalla destra. Ho sempre dato una mano a tutti i miei amici, a tutti i miei compagni, le mie compagne di questa terra meravigliosa. Mi auguro ecco, che la mia mozione eh, renda chiaro a tutti, che nella vita si possono anche fare cose controcorrente, anche cose apparentemente difficili, ma che poi dopo le difficoltà, se uno ha scelto la strada giusta, si può aprire un futuro importante e radioso. Quindi, la mia mozione vuole eh, aprire al PD e all'Italia un futuro di libertà, un futuro di cura di chi ha più bisogno di essere aiutato e di chi in questo momento evidentemente viene trascurato proprio dal partito più importante della sinistra italiana. Datemi una mano perché tutti possono venire a votare alle primarie del Partito Democratico, tutti coloro che voterebbero il PD se io ne fossi il segretario, possono votare per il PD. Conversioni comprese. E ora parliamo di occupazione perché secondo i dati Istat pubblicati lo scorso 10 marzo il quarto trimestre 2016 ha registrato un decremento degli occupati di 3.000 unità, il peggior risultato nazionale in controtendenza con l'incremento dell'1,1% registrato su tutto il territorio nazionale. Il servizio di Francesca Romanatesti. Secondo l'analisi sul mercato del lavoro sul territorio abruzzese, il quarto trimestre 2016 evidenzia una flessione di 3.000 unità tra gli occupati rispetto all'anno precedente. Un decremento dello 0,7%, assolutamente in controtendenza, con il dato nazionale che invece registra un incremento dell'1,1%. A renderlo noto è l'economista abruzzese Aldo Ronci. Nel dettaglio il decremento è frutto di due variazioni di segno opposto. Una flessione di 12.000 unità dei dipendenti e un incremento di 9.000 lavoratori autonomi, un'analisi basata sui dati resi noti dall'Istat lo scorso 10 marzo. Se decresce il numero dei lavoratori dipendenti, a crescere invece sono gli occupati in settori quali l'agricoltura un più due, costruzioni più cinque, commercio e attività ricettive più cinque e il decremento invece più consistente avviene nell'industria con un meno undici. Intanto questa flessione è attribuibile di più purtroppo, il fatto è molto grave, non all'industria ma al settore dei servizi, è quello sul quale noi stiamo ancora perdendo posti di lavoro. Per quanto riguarda l'industria, per la verità il risultato è migliore, anche se pure dentro l'industria bisogna stare molto attento a leggere i dati, perché il risultato comincia a essere positivo per quanto riguarda il settore medio-grandi imprese, nonostante ci siano ancora tuttora aperte moltissime crisi cosa di cui ho una certa testimonianza diretta, ma rimane una enorme sofferenza nel settore artigianato piccola impresa. Lì c'è un problema serio per quanto riguarda l'industria, poi c'è il problema dei servizi. Questo è effettivamente è un dato in controtendenza ed è un dato sul quale bisognerebbe riflettere e approfondire. Aggiungo che io temo che dopo quello che è successo nell'ultimo periodo anche il dato del turismo possa riservare qualche sorpresa amara. E ora parliamo di, di sanità perché la Giunta regionale d'Abruzzo recupererà a sé la competenza per il progetto di demolizione, ricostruzione e gestione dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Chieti con il consenso dell'azienda affidataria della procedura nella persona del direttore generale dell'ASL Pasquale Flacco. E questa è la posizione emersa nel corso dell'ultimo incontro che si è svolto ieri fra il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e l'associazione temporanea di imprese proponente il progetto per verificare l'iter e i tempi di realizzazione dell'opera. Prendiamo atto, ha spiegato il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, delle difficoltà manifestate dall'ASL nella gestione dell'istruttoria, l'inerzia riscontrata in questi tre anni e la non definizione del procedimento, nonostante la chiara volontà politica di rispondere con una nuova struttura alle richieste di salute e sicurezza degli abruzzesi. Siamo dunque costretti, come giunta, ha detto ancora D'Alfonso, a recuperare la competenza della procedura nominando una commissione tecnica. E siamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un uomo è stato ripescato al largo di Martinsicura, circa 500 metri dal porto della cittadina. L'allarme è stato lanciato da alcuni pescatori questa mattina che hanno avvistato il cadavere e hanno subito allertato la capitaneria di Porto. Sul posto sono arrivate le motovedette della Guardia Costiera di Giulianova e di Pescara. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un anziano una volta recuperata la salma. è è stata trasportata in obitorio a Giulianova. Sono in corso gli accertamenti per l'identificazione. Il cadavere, da un primo esame del medico legale, non presenterebbe segni di violenza. La capitaneria di Porto ha informato il magistrato di turno che potrebbe disporre anche l'autopsia. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Chieti dove si è svolto un incontro organizzato dal Lanci Abruzzo per approfondire tutte le novità in materia di bilancio introdotte nella nuova normativa del 2017. È stata anche l'occasione per rilanciare la questione fondi per l'emergenza Abruzzo Alfredo Primante Molti comuni non sono in ginocchio, oramai sono stesi. Abbiamo necessità che ci sia la consapevolezza di questo da parte di chi ci governa. Ascolto certezze e fondi. Sono queste in sintesi le richieste dei comuni al governo centrale che da anni ormai taglia in maniera costante sui trasferimenti agli enti locali. Approvare il bilancio non da oggi è diventato un esercizio complicato vista la pesante situazione debitoria dei comuni. Questa mattina Chieti Anci e Ancia Abruzzo in collaborazione collaborazioni con Ifel, Fondazione ANCI Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, ha organizzato un incontro per approfondire le principali novità per i comuni che derivano dalla legge di bilancio 2017 e dalla recente approvazione del decreto mille proroghe. Come ANCI abbiamo presentato anche degli emendamenti sia ai provvedimenti del governo già emanati, però è chiaro che eh, Abbiamo chiesto e continueremo a chiederlo, lo abbiamo fatto anche oggi, maggiore attenzione da parte di tutti nei confronti dei comuni. In Abruzzo anche a causa del terremoto e dell'ondata di maltempo di gennaio, a giugno all'atto di approvare il bilancio sarà difficile non tagliare i servizi ai cittadini. Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, anche in qualità di vicepresidente nazionale dell'Anci, chiede al governo un'azione forte a sostegno di tutti quei comuni alle prese con gli interventi di somma urgenza dovuti alle calamità naturali. Servirebbero norme più chiare che non costringano i comuni a rincorrere ogni anno delle finanziarie, delle leggi di stabilità che introducono nuovi elementi normativi ma che non danno forza invece ai comuni sotto il profilo della capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. Ci vorrebbe un governo che capisca che i comuni sono il primo baluardo delle istituzioni sul territorio. Siamo a Chieti, un comune che è stato duramente colpito anche dal maltempo e dunque il bilancio ne risentirà. Se io debbo fare, come sto facendo in parte, ho con eh, attività che è quella della somma urgenza, cioè di interventi immediati che gravano esclusivamente sul mio bilancio. Io a giugno avrò necessità di fare i conti con un bilancio che, se da una parte non avrà più nessuna disponibilità per gli altri servizi, dall'altra sarà gravato da nuovi eh, debiti, milioni di debiti per i quali da soli non ce la possiamo fare, ma abbiamo bisogno di certezza: la certezza è quella di avere dei fondi perché possano essere coperte le spese che oggi noi abbiamo già affrontato per ripristinare i nostri territori. Se ciò non accadrà, e io riconsegno la mia fascia al prefetto, ci faccia lui quello che vuole. E ora parliamo di trasporti perché le organizzazioni sindacali di settore hanno indetto uno sciopero di quattro ore per il prossimo 26 aprile per sensibilizzare le istituzioni locali sui problemi del trasporto pubblico locale nella nostra regione. Andrea Costantini. Una giornata di mobilitazione per sensibilizzare le istituzioni sulle carenze, le lacune e le problematiche del trasporto pubblico locale. Uno sciopero di quattro ore è stato indetto per il prossimo 26 aprile dalle quattro sigle sindacali dei trasporti, Filt CGL, Cisle Reti, Will Trasporti e Faisa Cisal, con l'astenzione dal lavoro per tutti gli autoferrotranviari delle aziende pubbliche e private operanti nella regione Abruzzo, nel rispetto delle modalità previste dagli accordi attuativi. Diversi motivi alla base della decisione. Intanto il taglio delle risorse. Agli 8 milioni di euro sottratti dal Governo alla Regione Abruzzo per il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, si aggiungono i tagli al Fondo nazionale trasporti, che si riflettono con un'ulteriore diminuzione di risorse per l'Abruzzo pari a 2 milioni di euro. In una recente riunione con i vertici della Regione è emerso che mancano all'appello 15,5 milioni di euro per il 2016 e altri 15,5 milioni per il 2017. Uno stato delle cose che comporta il default del trasporto pubblico. Regionale. Il parco rotabile gomma ferro è talmente obsoleto che l'Abruzzo è ampiamente sopra la media per il coefficiente di anzianità dei mezzi, collocandosi tra le ultime regioni sotto questo profilo. Il biglietto unico resta al momento ancora nel cassetto, doveva essere la soluzione per incentivare l'uso del trasporto pubblico, un titolo di viaggio unico a prescindere dal tipo di trasporto e dal vettore, ma non se n'è fatto nulla. A tutto ciò si aggiungono l'assenza di definizione del piano regionale integrato sui trasporti, strumento teso a migliorare il coordinamento dei vari settori limitando inefficienze e sovrapposizioni e la mancata applicazione di un accordo integrativo sottoscritto dai sindacati con la Regione Abruzzo nel maggio 2004 argomenti al centro di un serrato confronto con le istituzioni finora senza risultati tanto da indurre le quattro sigle sindacali alla giornata di mobilitazione del prossimo 26 aprile. Ora andiamo a Teramo, l'assenza di manutenzione sta mettendo in serio pericolo la staticità di alcuni ponti importanti che attraversano la città. A Prutina l'amministrazione comunale chiede così finanziamenti all'ANAS e alla protezione civile, ma fra i cittadini c'è preoccupazione. Tazia, Tania Bonnici, Castelli. Teramo e le sue rotonde nuove di Zecca sono un contrasto forte con la Teramo e i suoi ponti che si sbriciolano per mancanza di manutenzione. La città di Teramo ha tante rotonde e i vecchi ponti si sbriciolano, non le sembra una contraddizione? No, sono due cose nettamente diverse, la viabilità, migliorare la viabilità è una cosa, quindi togliere i semafori. Le dico semplicemente, eh, abbiamo dei dati molto confortevoli. Eh, con le rotonde abbiamo meno incidenti, meno inquinamento e questo non è poco, ma soprattutto anche eh, meno investimenti. Un rapido report sui ponti Teramani: il giunto del ponte San Gabriele, dove transitano migliaia di vetture ogni giorno, si è allargato pericolosamente. Il ponte a catena è semplicemente fatiscente, abile a sopportare solo 4 tonnellate. Viene quotidianamente utilizzato dai Teramani e percorso dai mezzi della Tea, che Trasportano i rifiuti del porta a porta dalla città fino al centro di trasferenza di Carapollo. Per non parlare dell'imbarazzante guado di Carapollo, reso recentemente ad uso esclusivo della Teramo Ambiente. Una decisione che ha fatto scatenare le ire dei cittadini che hanno perso così un attraversamento prezioso e che si sono scatenati in atti di sabotaggio, come rompere le sbarre o prendere a fucilate la telecamera di sorveglianza. I ponti, invece, hanno una, una, un discorso totalmente diverso, dove abbiamo eh, Abbiamo l'ANAS che verrà a monitorare il ponte San Gabriele, eh, sono previsti 100 milioni appunto perché si possa fare uno screening dettagliato di tutto il ponte per vedere come deve essere migliorato sotto il profilo strutturale e mh, purtroppo la manutenzione qui è stata fatta diciamo pochissimo. Però anni. ci sono cittadini di serie A e di serie B. Prendiamo Carapollo, ha due accessi incredibili, ponte a catena mh, fatiscente e il guado di Carapollo dove non ci può passare nessuno. E allora? Anche qui abbiamo due tipologie diverse. Il guado viene realizzato in emergenza per far sì che possano transitare i mezzi pesanti. In questo caso eh, la TEAM ne fece richiesta e il genio civile appunto, gli ha dato questa autorizzazione. E invece per il ponte a catena le dice vero, il ponte a catena ha bisogno di manutenzione, il ponte a catena è monitorato e quindi dobbiamo appunto, anche su questo ponte investire o chiedere alla protezione civile di avere dei fondi per poterlo migliorare. C'è una battuta scherzosa, ma non troppo, che gira ora in città senza ponti agibili. Con come si potranno raggiungere le nuove rotonde in canoa sul fiume. E ora parliamo di post terremoto perché anche il comune di Catignano in provincia di Pescara ha subito ingenti danni a causa delle scosse sismiche degli scorsi mesi e per questo il sindaco Valentini chiede l'introduzione del comune all'interno del cratere Stefano Recanati. Di Catignano un paese possiamo dire veramente in ginocchio dopo il sisma di ottobre e l'ultimo di gennaio, immensi danni al patrimonio sia pubblico che privato. Sono state fatte operazioni messe in sicurezza sui, su due palazzi in centro storico. Abbiamo due zone del centro storico chiuse per pericolo crolli. A seguito del sisma del 18 gennaio c'è stato un ulteriore crollo di una palazzina di fronte al municipio, abbiamo dovuto mettere in sicurezza la torre campanaria a ridosso della scuola e della strada provinciale, e siamo in difficoltà, il comune è un comune piccolo con le competenze che ha un comune piccolo, stiamo veramente facendo qualcosa di grande però abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni perché non ce la facciamo più. Domani ci sarà la commissione per, per, per esaminare le, le città, i paesi che entreranno nel cadere sismico. Voi chiedete a gran voce questo. Speriamo che il governo abbia buon senso, non perché lo dice il sindaco Enrico Valentini, ma perché lo dicono i danni, lo dicono le schede della protezione civile, lo dicono i vigili del fuoco. A seguito dei sopralluoghi FAST abbiamo oltre il 37% dei fabbricati dichiarati inabitabili. Dopo il sisma del 30 ottobre ci sono stati 18 sfollati che tuttora godono il contributo della Sistemazione, però sono fuori casa. La comunità di Catignano può veramente finire se non ci saranno veramente i fatti per cui andare avanti. Se non rispondiamo con delle azioni immediate sulla ricostruzione, pensiamo che il paese possa morire. E ora parliamo di turismo montano perché riapriranno domani, dopo dieci giorni di stop forzato, gli impianti di risalita a Campo Imperatore. Giorgio Alessandri. Dopo dieci giorni di chiusura per motivi di sicurezza, riapriranno domani, 15 marzo, gli impianti di risalita di Campo Imperatore. Una piccola buona notizia per operatori a Scuola Sci che aveva annunciato la chiusura anticipata, anche se momentanea, a causa dell'assenza di sciatori. La notizia, comunicata dal centro turistico del Gran Sasso, fa seguito al via libera ottenuto dall'Ustif, sezione di Pescara, che dieci giorni fa aveva imposto lo stop alla Seggiovia Fontari per eseguire interventi inerenti alla sicurezza. Si tratta comunque di una stagione da dimenticare per il Gran Sasso, inteso come comprensorio sciistico, dove prima l'assenza di neve e poi la questione sicurezza hanno compromesso un'annata tra le peggiori degli ultimi dieci anni. Per provare ad invogliare gli amanti dello show e dello snowboard a salire in quota, gli ski passe giornalieri saranno in vendita ad un euro. Nella stessa giornata, presso l'Hotel a Campo Imperatore, è in programma l'evento Territorio, Turismo e Tradizione, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi e dal Centro Turistico, per accogliere ed incentivare nuove proposte ed iniziative volte alla valorizzazione del territorio attraverso l'offerta di prodotti locali. Verranno allestiti stand di prodotti locali e un buffet per tutti i partecipanti alla manifestazione a cui interverrà anche lo chef stellato William Zonfa. E ora parliamo del progetto culturale La memoria lunga, sei documentari saranno infatti trasmessi dalla nostra emittente nell'ambito del progetto appunto denominato La memoria lunga, presentato oggi all'Università di Teramo e sostenuto dal Corecom Abruzzo e dal Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga. La Memoria Lunga è un progetto su cui il Corecom ha voluto investire risorse, energie e passione proprio per valorizzare il territorio attraverso questi sei filmati che verranno trasmessi da Tv6 e che andranno in onda nelle prossime settimane affinché tutti i cittadini abruzzesi possano uh, riscoprire le, le proprie radici, la propria cultura ambientale, il proprio territorio attraverso uh, le, le tradizioni, attraverso le immagini e, e l'ambiente. Il parco nazionale di Gran Sasso Monti della Raga, un modo anche per lanciare un messaggio all'emittenza. Televisiva locale che si può fare qualità dell'informazione e della comunicazione attraverso prodotti come questo di oggi. Eh, puntare sulla valorizzazione dei territori diventa fondamentale anche per tornare a sperare e a costruire un Abruzzo migliore. La memoria lunga, che cos'è? Essenzialmente, un percorso di appropriazione di quelle che sono le nostre tradizioni, tradizioni che rappresentano il valore identitario di una comunità. Il parco come si inserisce in questo discorso? Si inserisce perché ha la comunità identitaria più vasta e più ampia, non solo in termini di spazio ma anche in termini di popolazione dell'Italia centrale. Stiamo parlando di 140.000 persone che vivono e che costituiscono la comunità del parco tra Lazio, Abruzzo e Marche. Soltanto avendo questa concettualità e cioè quanto lontano oggi siamo dal valore storico-culturale delle nostre genti che questi documentari stanno in realtà preservando nella memoria, allora soltanto avendo questa consapevolezza ci possiamo riappropriare il, come comunità della nostra storia e trasmetterla alle generazioni. I parchi sono nati per questo, per rappresentare un valore diverso, un modo di vita alto. E altro, per usare le espressioni di Papa Francesco, di vicinanza alla natura e di vita in simbiosi con la natura. Questo convegno dà merito a questa situazione. Nel territorio ci sono ancora delle vitalità identitarie che vanno preservate. E rinvenute su Monte Cagno, nell'Aquilano, le prime impronte di un dinosauro in Abruzzo. Si tratta di un bipede tra i più grandi al mondo. Hanno 325 e i 113 milioni di anni le prime orme di dinosauro scoperte in Abruzzo da un gruppo di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e studiate assieme a un team di Cnology dell'Università Sapienza di Roma. La scoperta arricchisce il panorama delle impronte di dinosauro presenti nel nostro paese fornendo informazioni sugli animali che passeggiarono sulle spiagge italiane, del Cretaceo e sui loro comportamenti. I risultati di questo ritrovamento sono stati pubblicati sulla rivista Cretos Research. Le tracce, afferma Fabio Speranza, ricercatore dell'NGV, sono osservabili su una superficie calcarea quasi verticale, situata a oltre 1900 metri di quota sul Monte Cagno. La superficie a orme è raggiungibile solo in assenza di neve, quindi essenzialmente nei mesi estivi e autunnali, dopo un'escursione di circa due ore partendo dal paese di Rocca di Cambio in provincia dell'Aquila. Tra queste è stata rinvenuta anche una traccia di ben 135 cm di lunghezza, che costituisce la testimonianza del più grande dinosauro bipede che sia mai stato documentato in Italia fino ad oggi. La maggior parte di queste impronte fu impressa da uno o più teropodi, dinosauri bipedi prevalentemente carnivori, che camminando affondavano nel fango, molto probabilmente, per la debole consistenza del substrato. Altre orme invece, conservate al centro della superficie calcarea, sono state lasciate da un teropode accucciato. Le impronte, scoperte casualmente nelle strade 2006, Protego Speranza, si trovavano su una superficie calcarea di età cretaceo inferiore e facevano pensare a impronte di dinosauri. Ma solo nelle sale 2015, grazie agli sviluppi tecnologici e alla collaborazione con esperti di impronte dell'Università della Sapienza, è stato possibile dare un nuovo impulso alle ricerche. Un drone in grado di trasportare una macchina fotografica digitale e l'uso dell'innovativa tecnica della fotogrammetria digitale hanno consentito di ricostruire un modello tridimensionale accurato a partire da semplici immagini fotografiche. Grazie a questa tecnica, che ha avuto origine in ambiente cinematografico per il film Jurassic Park, è stato possibile lo studio del dettaglio delle impronte della parete subverticale, verticale riportandole in ambiente virtuale facilmente analizzabile al computer. Siamo alla pagina sportiva, partiamo dal calcio, dal Pescara con una notizia che riguarda il capitano Ledian Memushai che è stato convocato dalla nazionale albanese e sarà a disposizione del commissario tecnico Gianni De Biasi dal 20 al 29 marzo per gli impegni contro l'Italia a Palermo per le qualificazioni mondiali del 2018 e per la partita con la bosnia Erzegovina Oggi, intanto, sono stati resi noti anticipi e posticipi di Serie A per le partite del mese di aprile. Il Pescara anticipa. A sabato 8 aprile il match del Castellani contro l'Empoli e giocherà in posticipo invece lunedì 24 aprile alle 20.45 la gara dello Stadio Adriatico contro la Roma. Intanto i biancazzurri proseguono la preparazione in vista della gara di domenica prossima a Bergamo. Noi sul momento dei biancazzurri ascoltiamo il difensore Cesare Bovo. Dobbiamo continuare a giocare, cercare di fare meglio sicuramente. Mancano ancora 10 partite, anche le altre vanno avanti al nostro passo, quindi si accorciano le partite, ma il risultato non cambia. Tra le poche note positive c'è proprio il tuo impiego dall'inizio. Per la prima volta in questa stagione hai superato i problemi fisici, avevi giocato uno scampolo di gara, l'ultima parte di partita con il Genoa. Una volta che eh, sei tornato nelle condizioni migliori, eh, Zeman ti ha subito gettato nella mischia. Dunque, un attestato di stima importante da parte dell'allenatore nei tuoi confronti. Ma Di positivo c'è ben poco perché abbiamo perso 3-1. Quindi, l'unica cosa positiva è che la caviglia non fa male. Sicuramente la condizione, l'ultima partita giocata se non ricordo era il 22 settembre qui a Pescara, quindi ne è passato di tempo, ma queste sono... sono scuse che non servono, nel senso spero di, di riuscire a prendere continuità in allenamento e, e poi di... di giocare ovviamente. Il Pescara continua a perdere, continuano a perdere anche le dirette concorrenti. Questo fa aumentare il rammarico per la classifica perché basterebbe anche una vittoria per rimettersi in gioco. Sicuramente, però credo che anche questo sia troppo tempo che si dice così, quindi sicuramente anche le altre vanno, vanno piano quanto noi e questo rammarico in più, ma credo che sia più importante concentrarci su quello che sia... Importante fare, fare in campo, credo che sia più importante pensare a noi e pensare, cercare di fare di più perché dobbiamo fare di più ma questo non significa che non diamo tutto perché la squadra cerca sempre di dare il massimo, purtroppo a volte ci perdiamo in un bicchiere d'acqua e purtroppo questo credo che sia il film de, del campionato, però non abbiamo veramente nulla da perdere, quindi questo potrebbe essere magari un motivo per essere un minimo più, più propositivi, però non è, comunque non è neanche facile. E siamo alla pagina relativa alla Lega Pro, parliamo del Teramo. Perché, dopo l'annullamento del riposo del lunedì, Biancorossi al lavoro in vista del Gubbio, prima dell'allenamento di oggi. Squadra a rapporto dai dirigenti, vediamo il servizio curato da Jacopo Forcella. Una strigliata che in casa Teramo si augurano sia salutare. Anche perché, stando così le cose, specie in classifica, non c'è più spazio per rinvie e attese. Il diavolo è ultimo, in coabitazione con l'Ancona, è vero, ma a tre punti di distanza dalla possibilità che il playout col Modena nemmeno si giochi. Insomma, la situazione è più che grave e disperata. La sconfitta di Bergamo alla dirigenza non è andata proprio giù, non con le modalità viste all'Atleti Azzurri. Squadra solita, senza nervo e senza carattere, troppo difensiva e incapace di proporre alcunché. E allora la sua società dopo aver annullato il giorno di riposo pretende una risposta sul campo non nel semplice lavoro settimanale ma nei risultati, delle buone intenzioni la defoseria non sa più cosa farsene strigliata nello spogliatoio prima dell'allenamento, nessuno escluso le ultime prestazioni sconcertanti fossero replicate anche in futuro manderebbero il diavolo direttamente tra i dilettanti senza passare dagli spareggi qualcosa Ugolotti potrebbe cambiare visto che il 5-3-2 è un sistema rivelatosi fallimentare specie nella fase di attacco il tecnico riavrà a Caidi dopo la squalifica ed è probabile che qualcuno degli interpreti della gara contro Lef si accomodi in panchina. Anche perché il Gubbio, che all'andata illuse il Teramo di Nofri di aver trovato la strada giusta, è squadra per certi versi imperscrutabile, anche se, non più tardi di domenica sera, è stato un valido alleato dei Biancorossi, fermando proprio l'ancora nel posticipo e relegando i Dorici all'ultimo scalino della classifica. A braccetto proprio col Teramo, a cui non basterà sperare nelle disgrazie degli altri per evitare il fallimento sportivo, senza considerare che qualche risultato va centrato Sarà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo a dirigere la gara di campionato di domenica prossima in programma alle 18.30 al Bonolis contro il Gubbio. Gli assistenti del fischietto piemontese saranno Gualtieri Di Asti e Massimino di Cuneo, lasciamo il calcio, parliamo di box perché dal 16 al 19 marzo Chieti ospiterà il torneo nazionale di box femminile per le categorie junior, youth ed elite di seconda serie, l'organizzazione è a cura dell'associazione sportiva dilettantistica Box Tullio di Giovanni. Chieti, capitale del pugilato nel fine settimana. Al Palasport di Colle dell'Ara, dal 16 al 19 marzo, si disputerà il torneo nazionale femminile Junior e Yacht ad invito ed Elite seconda serie Open. 114 le atlete in competizione provenienti da tutta Italia e così suddivise 28 Junior, 22 Yacht e 64 Elite. Una kermesse che sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Federazione Pugilistica Italiana e che premia l'abnegazione della SD Box Tullio Di Giovanni che, Organizza l'evento. È stato fortemente voluto questo torneo per tante motivazioni, anche per, per dare una, una scossa forte al mondo, eh, diciamo, passatemi il termine, pugilistico abruzzese: perché era da tempo, specialmente qui a Chieti, che non si avevano questi, eh, diciamo, queste tipologie di torneo importanti a carattere nazionale. Quindi abbiamo lottato per ottenere questa assegnazione con una candidatura forte, con diciamo, proposte valide. E quindi ci siamo riusciti, eh, grazie anche alla collaborazione di tutti. E niente, ora siamo alla vigilia e cerchiamo insomma, di, di migliorare le ultime, gli ultimi preparativi per dare il via al tutto. Eh, probabilmente uno degli eventi più importanti dal punto di vista sportivo che la città di Chieti ha, andrà a ospitare in questi ultimi anni. E voglio sottolineare come eh, parliamo di uno sport è importante che non sia sempre e solo il calcio, permettetemi di dire. E quindi, questa scuola pugilistica presente su Chieti. Offre un servizio molto importante che io voglio portare all'attenzione di tutti, che è il servizio proprio per i ragazzi. Tutti coloro che volessero avvicinarsi agli sport possono avvicinarsi a Chieti, ci sono tante altre scuole pugilistiche importanti. Sulla quattro giorni di evento, la Tuglio di Giovanni spera di poter gratificare la platea di appassionati e si aspetta. Tanto tanto pubblico e spettacolo e soprattutto eh, tanta educazione da parte degli atleti che stiamo cercando di formare anche in questo senso. E siamo così giunti al termine della seconda edizione del nostro telegiornale. Vi rinnovo l'appuntamento per la terza edizione, questa sera alle 23. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.